Il signor Fausto di 52 anni, gruppo zero, dice: da quest'anno coltivo l'orto, ho piantato un sacco di pomodori e in questi mesi ne ho mangiati tantissimi. Sì. Potrebbe essere il motivo per le mie continue infiammazioni al retto? Signor Fausto, ma qualsiasi cosa quando viene mangiata in eccesso può creare dei problemi, anche l'aria, se voi fate iperventilazione per 10 volte di fila crollate per terra, per dire, dipende, questi ne ha mangiati moltissimi, quanti ne ha mangiati, intanto cerchi di mangiarli bei maturi, li mangi bei maturi, che non abbiano, che non siano mezzi verdi, ecco, acidi e vi dicendo. Le consiglio, quest'anno le avrà già messi giù delle sue qualità, ma l'anno prossimo si faccia lei le piantine del vero cuor di bue. Il cuor di bue è quello che ha proprio la forma a cuore, appuntito sotto, non quello che vendono adesso, che dicono che il cuor di bue è tutto pieno di coste, quello lì è un cuor di bue fasullo, che ha un colore che tira verso il granata, che è dolcissimo, buonissimo, quando lo taglia non rilascia acqua, è proprio molto molto asciutto e buonissimo, certo, ma lei fa presto, faccia la prova, lo sospenda per una settimana il pomodoro, ma non credo che sia il pomodoro, a meno che appunto uno non ne mangi delle caterve incredibili, dipende forse da quali altre cose mangia, nel suo orto che cosa ha coltivato, ha coltivato anche le melanzane e si mangia anche le melanzane perché poi dà la colpa magari il pomodoro e poi invece le melanzane gli creano dei bei problemi. Mm-hmm. Perché tanto a una persona di gruppo zero d'estate ho le patate, ho le melanzane, ho i meloni, ho i gelati. Sono queste le cose, le quattro cose toste a cui uno di gruppo zero deve stare molto all'occhio d'estate. Poi certamente si possono sviluppare sempre comunque delle intolleranze, anche qualcosa che in teoria dovrebbe essere ben tollerato, ben riconosciuto dal nostro sistema immunitario. Quindi, bravo, e adesso che cosa farà per l'orto questo signore? Si chiama, hai detto? Aspetta che l'avevo scritto di qua, lui, il signor Fausto di 52 anni. Fausto, sì. Quindi adesso, penso che avrà già trapiantato le varie crucifere, ossia verze, cavolo cappuccio, broccoli e via dicendo. Anche sì, le barbabietole rosse dovrebbero essere già belle grandi, i pori, ma adesso sarebbe l'ora di trapiantare scarola e radicchi e la cosiddetta pan di zucchero bianca di Milano. E se vuole magari può seminare adesso gli spinaci e entro la metà di settembre magari seminare le fave, il favino piccolino che è buonissimo, lo semina adesso, cresce bene, si difende bene anche dalle intemperie e dal freddo e poi cresce bene, non ha bisogno né di acqua né di zappature né di un bel niente e poi quando siamo a maggio lei lo raccoglie come raccoglie i baccelli, come se fossero piselli, se ne fa dei bei sacchetti, se li mette nel freezer fresche, buonissime, molto molto buone, molto saporite. Le fave hanno sfamato i popoli, loro sì che hanno sfamato i popoli del Mediterraneo per millenni, secoli, secoli e millenni.